E allora, scudieri, prima di dire qualsiasi cos'altro, vi invito ad andare sul canale di Ars Noctis a fumetti, che vi linkerò qui sotto e in annotazione. È il canale della giovane dama che mi ha nominato per la Ice Bucket Challenge. Intanto la ringrazio sinceramente. Dunque, vi invito a passare dal suo canale perché è una ragazza che conosce quello di cui parla. Uccio Chiodai, Fratelli nello Spazio. Capitolo 139, Le mie mani. Mi scuso anticipatamente con voi per lo spoiler che sto per fare, però sinceramente mi sentivo di parlare di questo capitolo proprio per questo video. Sharon, o zia Sharon come la chiamano i due fratelli protagonisti dell'opera Mutta e Bito, è un'astronoma. E i due fratelli sin da piccoli continuavano ad andare da lei anche di sera tardi perché lei possiede un laboratorio astronomico e quindi col telescopio loro potevano vedere lo spazio. Così con il passare degli anni hanno appunto iniziato a chiamarla zietta e il loro legame è diventato sempre molto più profondo. E lei è sempre stata una donna indipendente, forte, abituata a fare tutto quanto con le proprie mani, dalle cose piccole della vita quotidiana, al suonare il pianoforte assieme ai due fratelli, oppure addirittura tagliandogli i capelli, come appunto viene fatto vedere subito all'inizio del capitolo 139. E lei è orgogliosa delle sue mani, perché in qualche modo riescono a farla sentire importante, indipendente, e addirittura arriva a dire che, grazie alle proprie mani, aiutando i fratelli anche nelle cose piccole come tagliargli i capelli, lei che non ha mai avuto un figlio riesce anche a sentirsi madre. Purtroppo però alla fine del volume 12, grazie a Serica, un'altra delle protagoniste, scopriamo che zia Sharon è malata. Piano piano sta perdendo il controllo del suo corpo, inciampa sempre più spesso e all'inizio dà la colpa alla stanchezza, ma purtroppo grazie agli occhi esperti di Serica, che la invita a fare un esame, scopriamo che è malata di SLA. E questa malattia degenerativa dei tessuti, dei muscoli, la porta piano piano a non riuscire a camminare, a non riuscire più a fare con le mani quello che riusciva a fare prima. E qui, ragazzi, in una delle vignette più tristi che io abbia mai letto, la vedete che ammette che non riuscirà mai più a fare quello che faceva con le proprie mani. Tutto questo per dire che la Ice Bucket Challenge serve per portare all'attenzione generale questa malattia e la ricerca per combatterla, per arrivare in qualche modo a una soluzione. Per cui, ragazzi, io vi linko tutti i riferimenti per donare, tutti i riferimenti per informarvi su quella che è la SLA. E ricordate, scudieri cari, che anche fare la più piccola donazione è un po' come alzare le mani quando Goku ha chiesto al pianeta Terra l'energia vitale per fare la sfera Genkidama. Tutti insieme dunque per un bene comune. Scudieri cari, dunque è giunto il tempo di vedere cosa è successo nella mia Ice Bucket Challenge. Vediamo un po' se sarò stato degno successore di Crystal il Cigno resistendo pure all'acqua gelata. Ok. Lo zero assoluto. Mio Dio. Ah, mio Dio, lo zero assoluto. Lo zero assoluto. Non fatelo a casa. Oddio. Un disastro, ragazzi, l'acqua finì. Fino là in fondo è andata. Meno male che c'è il canale di scuola in fondo, ma... Oh, oddio tutti. Oddio tutti. Ebbene, lascio a voi ogni giudizio nei commenti. Io non dirò niente. Passo dunque alle nomination. Io dunque nomino Andrea Sacchi,
che con il suo canale di scienza potrà anche dirci qualcosa di più sulla SLA. Nomino Misa Ojiki, che è sparita da un bel po' su YouTube, dunque voglio vedere se risponderà alla mia nomination. E anche perché Ojiki è l'ammiraglio di One Piece che usa ghiaccio, quindi mi sembra giusto nominarla per la Ice Bucket Challenge. Come terza nomination nomino Gabizen64, passate a vedere il suo canale, un canale piccolo emergente. Infine voglio fare due nomination speciali, siccome chi nomino non parla l'italiano andrò a farla in inglese. So, my first special nomination is for Ali Brustowski, who is a very very talented American singer, and so I like her very much and I want her to do the Ice Bucket Challenge. And the second nomination goes to Mr. Chuya Koyama, who is the author of Uchō Kyōdai, Brothers in Space, Fratelli nello Spazio in Italian. And Mr. Koyama, I really thank you because your manga is perfect. I mean, really perfect, I love it. So, my dear Esquire, I salute you, and then see you in the next video!